Quando sentiamo parlare di San Daniele del Friuli, il nostro pensiero va inevitabilmente al famoso prosciutto. La denominazione di origine protetta che è stata assegnata nel 1996 ha infatti aumentato la notorietà e il mercato del prosciutto di San Daniele, sia in Italia che nel mondo. La sua produzione è garantita da oltre 30 aziende, che sono regolate da un preciso disciplinare di produzione e controllate dal Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari. Chi conosce e apprezza il prosciutto di San Daniele, molto spesso però non conosce il territorio e la cittadina che gli dà il nome. L'obiettivo di questo video, quindi, è quello di far conoscere, sia pur in modo sintetico e incompleto, le attrattive, i monumenti e la storia di questa piccola città collinare. San Daniele è arroccata sulla sommità di un colle al centro del Friuli e domina sulla pianura circostante. Qui ogni anno, nel periodo estivo, si svolge l'evento Aria di Festa. È un evento che dura più giorni e che vede aperte al pubblico le aziende di produzione e stagionatura. È un'occasione di festa che attira migliaia di estimatori e che ha aperto strade per un turismo spontaneo che vede gruppi, persone, famiglie che vengono qui per visitare e conoscere questa cittadina. San Daniele è un antico borgo che nel Medioevo ospitava il mercato più importante della zona, insieme a quello di Aquileia e di Cividale. Nel 1420 poi passò sotto il dominio veneziano e successivamente divenne un feudo patriarcale. Si chiama San Daniele del Friuli per distinguerlo da altri due feudi patriarcali che avevano lo stesso nome: San Daniele nella valle del Gail, facente parte della regione austriaca della Carinzia, e San Daniele del Carso, facente parte oggi della Slovenia. La Biblioteca Guarneriana è una tra le più antiche biblioteche d'Italia. È stata fondata nel 1466 da Guarniero d'Artegna, il quale donò alla Chiesa di San Michele 173 codici manoscritti, tra cui una rara edizione dell'Inferno di Dante del XIV secolo e la Bibbia Levantina, dono dell'arcivescovo Giusto Fontanini. Sulla spianata in cima al colle si possono vedere i ruderi dell'antico castello e la chiesa dell'XI secolo dedicata al profeta San Daniele, ed è da lui che prende il nome l'attuale cittadina. Il suo campanile è stato realizzato adattando l'unica torre rimasta dell'originario castello. Con l'ingrandirsi del borgo, la chiesa di San Daniele Profeta era divenuta insufficiente. Nei primi decenni del secolo XIV, quindi, si costruì una nuova chiesa che venne dedicata a San Michele Arcangelo e che oggi è il Duomo della città. Il patriarca Francesco Barbaro tenne qui un sinodo diocesano
nel 1595. Di fronte al campanile del Duomo c'è la casa del Trecento. L'edificio in passato ospitava il Banco dei Pegni di San Daniele del Friuli. Oggi ospita un'esposizione di cimeli storici militari prevalentemente collegati alla storia degli Alpini. La chiesa di Santa Maria della Fratta fu costruita nel 1348. L'edificio presenta una facciata in pietra della seconda metà del 400 e comprende un elegante portale decorato con un basso rilievo di Giorgio da Carona. In cima alla facciata si può osservare la bifora campanaria del 1501, opera di Donato da Lugano. La chiesa di Sant'Antonio Abate è un autentico scrigno dell'arte friulana, custode del più bel ciclo di affreschi rinascimentali della regione, ad opera di Martino da Udine, detto Pellegrino di San Daniele. È definita la piccola Cappella Sistina del Friuli ed è stata consacrata nel 1308. Porta Gemona fu edificata per volere del patriarca di Aquileia Giovanni Grimani tra il 1579 e il 1582 sulle rovine di un torrione distrutto dal terremoto nel 1511. Venne realizzato su disegno di Andrea Palladio. Il Museo del Territorio è collocato nel 600° chiostro dell'ospedale vecchio, che in origine era un convento domenicano. Questo museo espone preziose testimonianze d'arte, reperti archeologici, orificerie, monete antiche, vetri, ceramiche, terrecotte e dipinti. Ai piedi del colle sorge il santuario della Madonna di Strada, costruito nel XVII secolo per accogliere un'ancona costruita nel 1506 e dedicata alla Madonna. Il santuario è un valido esempio di stile barocco friulano che si è arricchito nel 1901 dell'attuale facciata. A poca distanza dal colle, le limpide acque del Tagliamento sono la naturale dimora della trota, che viene allevata e lavorata in modo artigianale, producendo una trota affumicata simile al salmone, ma dal sapore più delicato. Essa è denominata la Regina di San Daniele.